una partecipazione che va anche al di là di quelle che erano le nostre previsioni. Tantissimi, tantissimi sindaci. Sono anni che si pone una questione meridionale. Se non si parte dai fondi pubblici, da questi fondi FSC, che sono dei fondi per norma destinati alle regioni, siamo al momento le regioni del Mezzogiorno e in particolare la Campania, l'unica regione che non ha ancora ricevuto questi fondi FSC. Come si può pensare di sviluppo del Mezzogiorno se più di 5 miliardi destinati alla nostra regione a oggi non sono stati ancora assegnati e quindi risorse non sono state liberate? È evidente che tutti quanti insieme, è la dimostrazione della validità della nostra proposta, della nostra protesta, delle nostre dimostranze è dovuta alla grande partecipazione, noi chiediamo gli sblocchi di questi fondi. Ma qui c'è un tema ancora più grande, che è quello dell'autonomia differenziata. Come si può riprendere il Mezzogiorno se si approva una riforma in Parlamento che prevede ulteriori tagli al Mezzogiorno, ma non tagli una tantum, ma tagli di spesa corrente? Che significa che noi ogni anno avremo miliardi di euro in meno per le nostre scuole, per bisogno di una mobilitazione dei sindaci, ma mi permetto di dire anche della società civile. Dobbiamo partire nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, tutti quanti insieme a far capire che la riforma dell'autonomia differenziata è una riforma che incide sulla vita dei cittadini.